Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigno e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Il Consiglio ha approvato a maggioranza l'adeguamento normativo che introduce modifiche alla legge sul governo del territorio e agli strumenti di pianificazione urbanistica. Un provvedimento che intende favorire interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio. La modifica che abbiamo fatto alla legge 65 e alla legge 31 è il recepimento di una norma della Corte Costituzionale e del decreto legge semplificazioni che il governo ha fatto proprio per consentire ai cittadini di intercettare il super bonus per l'adeguamento edilizio, per il recupero, l'adeguamento sismico, per il risparmio energetico. Insomma, abbiamo fatto queste modifiche che sostanzialmente mettono in condizioni di prorogare gli strumenti urbanistici da una parte, abbiamo normalizzato e meglio definito cosa si intende per nuova costruzione, perché a volte una parola dava interpretazioni ai comuni, abbiamo specificato quali sono gli interventi che necessitano di SCIA o di permesso a costruire e abbiamo introdotto un concetto un pochino più estensivo delle tolleranze costruttive. Come Partito Democratico, infine, in Commissione abbiamo, proprio per venire incontro ai cittadini che trovavano una difformità tra i numeri depositati nei comuni delle proprie case, quando i geometri o i tecnici andavano a fare la domanda del superbonus, c'erano a volte delle piccole difformità che noi abbiamo invece definite legittime, cioè quindi lo stato di fatto è lo stato legittimo degli immobili. Una modifica importante a legge Marzon che entra nel merito, ci è stato riconosciuto dall'Aula il merito di questa battaglia, ce lo prendiamo volentieri. Ovviamente l'abbiamo condiviso con altre forze politiche, però modificare la legge Marzon è un dovere. Oggi abbiamo agito su una quarantina di articoli che la migliorano, la semplificano, vanno nella direzione che noi, con la quale ci eravamo proposti in campagna elettorale. Allo stesso tempo, nelle prossime ore mi aspetto che ci sia un ulteriore scatto in avanti rispetto all'approvazione di un ulteriore step, che è quello che noi abbiamo depositato, che eliminerebbe il raddoppio a livello di programmazione, non ci sarebbe più piano strutturale e piano operativo, ma solamente un unico strumento. Se riusciamo a fare queste due grandi modifiche che erano previste nel nostro programma elettorale, da qui a fine anno mettiamo la Toscana nelle condizioni di intercettare la ripresa economica con degli strumenti urbanistici completamente nuovi, che era una parte saliente del nostro programma. È l'ennesima modifica alla legge 65, questa volta molto significativa. Però c'è ancora qualche lato che a noi non ci convince. Detto questo, bisogna rilevare che il PD, dopo 7 anni, ha deciso di sconfessare l'ex assessore Marzon, portando delle modifiche che sono veramente sostanziali e che disconoscono la ratio con cui quella legge era stata votata nel 2014. Oltretutto, in Commissione abbiamo anche cassato i primi 2 articoli di questa modifica, che prevedevano che il Consiglio venisse praticamente svuotato delle sue competenze passando i piani speciali tutti alla Giunta. Quindi devo dire che il PD in Consiglio si è fatto valere questa volta, ma è bene, deve essere un segnale per la Giunta, perché ricordiamo che il Consiglio ha la potestà legislativa e non può essergli impedita certo da una legge che arriva da qualche assessore. Le modifiche sono interessanti, sono volte al recupero, cosa che noi diciamo da sempre, quello che c'è va recuperato, anche perché ci sono molte aree che sono degradate in Toscana, e va però anche a toccare delle tematiche che secondo noi avevano bisogno di un passaggio dalla seconda commissione, perché quando si parla di agriturismi, e c'è una legge in discussione in seconda commissione, una nuova legge, un'altra legge ancora, e ce n'è una presentata dalla Lega che andrà in discussione a breve, forse era bene cercare di capire qual era la soluzione migliore, altrimenti rischiamo di fare solo confusione. Con la proposta di legge numero 59 la Regione si adegua al decreto 76/2020 del Governo, che si è reso necessario per far sì che gli adempimenti in relazione ai bonus fiscali, il cosiddetto 110%, siano effettivamente realizzabili. Si tratta infatti di introdurre una serie di modifiche alla legge 65/14 sulle tolleranze sulle altezze, introducendo dei criteri di flessibilità e anche di speditezza dei procedimenti amministrativi, favorendo quindi il lavoro dei tecnici, cosa che veniva chiesta da diversi anni e che, grazie diciamo al bonus 110% e alla mole di lavoro che ha scatenato, ha reso assolutamente necessario. In più adeguiamo le norme anche a una sentenza della Corte Costituzionale che aveva dichiarato illegittimi 2 articoli, mi sembra, della legge regionale toscana.
La legge Marson è stata definita in tutta Italia come una delle leggi sul governo del territorio e del paesaggio migliori. E se anche è vero che potrebbe essere rimodulata e aggiornata ai tempi di oggi, certo non meritava che venisse smantellata così come è avvenuto. Perché di fatto se all'interno di alcuni articoli si può vedere un effettivo alleggerimento e semplificazioni riguardo la burocrazia e alleggerimento economico riguardo alcuni oneri, alcuni altri come il passare dai 3 ai 5 anni oppure alzare i livelli di tolleranza ci dicono chiaramente che stiamo andando verso una deregulation. Ecco, è quello che hanno contrastato anche associazioni come CGL, come è stato denunciato anche da Legambiente. Tutto questo non è stato però preso in considerazione non soltanto dalla maggioranza ma anche dalle altre opposizioni. Ecco, in un momento in cui il PNRR parla di transizione ecologica, gestione e tutela dell'ambiente, soprattutto in un momento in cui il dissesto idrogeologico è un problema gravissimo per i cambiamenti climatici, credo che si stia aprendo una breccia molto pericolosa in un territorio fragile come quello toscano. Si avvicina alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci. Dopo l'approvazione della seconda variazione del bilancio previsionale, il bilancio consolidato per l'anno 2020 ha superato l'esame della Commissione Controllo. Il bilancio consolidato è uno strumento utile per valutare le situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali non solo dell'ente regione ma anche di un insieme di soggetti, enti, società, partecipati o controllati dalla Regione. Stiamo parlando di circa 50 soggetti giuridici. Quindi è uno strumento utile, anche se complesso e articolato, per valutare anche la situazione dell'ente allargata appunto ai soggetti verso i quali la Regione ha una partecipazione o totalitaria al 100% o in proporzione ridotta. Da questo bilancio cosa deduciamo? Intanto c'è da dire che il risultato della gestione di questo insieme di soggetti è positivo per circa 324 milioni di euro. Stiamo parlando di un insieme di partite attive che sono pari a circa 10 miliardi e 400 milioni, quindi una cifra enorme, consistente, un patrimonio che si è incrementato rispetto al 2019 e va evidenziato il fatto che l'85% delle voci che danno luogo all'attivo derivano dai tributi regionali, circa 8,5 miliardi di euro sono i proventi dei tributi regionali. Sono in diminuzione rispetto all'anno precedente perché nel 2020 le normative nazionali ma anche le misure regionali hanno allentato un pochino il peso impositivo e delle tasse sia sui soggetti economici che anche sui cittadini. Il territorio pistoiese, assai delicato dal punto di vista idrogeologico e con tante opere di regimazione idraulica, rischia di rimanere sguarnito dopo la riorganizzazione delle sedi del Consorzio Medio Valdarno. Il mio punto di vista, ho avuto modo di esplicitarlo già nella Commissione Quarta quando questo tema è stato affrontato. Io sono contraria al superamento di sedi che sono nate fra l'altro in tempi remoti nei luoghi che più hanno bisogno ancora oggi dell'attività di bonifica, in particolare di difesa del suolo, difesa da rischio idraulico e idrogeologico. Pistoia sicuramente fra questi, lo ha a un rischio molto più elevato della città di Firenze, della piana di Firenze, per un reticolo secondario molto complesso e articolato. Quindi io credo che una sede a Pistoia non solo sia necessaria, ma sia doverosa da parte di un ente che si occupa appunto di manutenzione del territorio. Ho avuto modo di esplicitare questo concetto più volte anche al Presidente. La sede pistoiese in questo momento esiste e chiaramente l'invito che facciamo e che faccio personalmente al Presidente Bottino è quello, laddove appunto si conservi la volontà di superare l'attuale sito, di ricercarne comunque uno analogo in zona che possa garantire la continuità delle funzioni. Non è possibile, diciamo, trasferire tutte le funzioni del Consorzio in siti molto accentrati e tutti nella città di Firenze. Ha un senso avere più dislocazioni territoriali dove questo
questo consente da una parte di svolgere in maniera più efficace l'attività di manutenzione e dall'altra di offrire i servizi alla cittadinanza che si rivolge quotidianamente agli sportelli del Consorzio. Quindi semplicemente una scelta di buonsenso, ma che conferma la tradizione che Pistoia ha sui temi della bonifica e della difesa del suolo. Per quanto riguarda la riorganizzazione del Consorzio Medio Valdarno, noi abbiamo evidenziato ormai da mesi il rischio molto concreto che Pistoia perda la sede sia degli uffici sia la sede operativa. Il Consorzio aveva promesso che a fronte di questa razionalizzazione delle sedi non ci sarebbero state spese in più e che i servizi sarebbero rimasti invariati. In realtà, da quel che risulta a noi, intanto hanno trasferito a Firenze gli operatori e gli uffici, molti degli uffici di Pistoia, ma in cambio per esempio quella sede non è stata riaffittata, il che vuol dire che si creerà un buco di bilancio e quindi questo si tradurrà o in un aumento della imposizione, cioè della cosiddetta tassa di bonifica, oppure minori servizi. Quindi oltre al danno di non avere le sedi avremo probabilmente la beffa di minori servizi o un aumento della tassa di bonifica. Questo è inaccettabile per un territorio come quello del comune di Pistoia che dal punto di vista idraulico e idrogeologico è particolarmente delicato stando ai piedi dell'Appennino. La Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ha presentato la campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza di genere. Obiettivo: diffondere in modo capillare la conoscenza del 1522, il numero unico per denunciare le violenze contro le donne. Non è soltanto una campagna per promuovere il 1522, ma è una serie di iniziative fatte assieme alla grande distribuzione e l'elemento importante è che tutta la grande distribuzione presente in Toscana si è attivata contro la violenza contro le donne. Questo è un elemento importante perché? Perché la capillarità con cui può arrivare un messaggio mandato all'interno dei negozi della grande distribuzione è un elemento che serve a tutte le donne che sono vittime di violenza. Quindi l'obiettivo è sicuramente quello di amplificare il numero 1522, il numero appunto che tutte le donne che sono vittime di violenza o di stalking possono, a cui possono accedere per chiedere aiuto, ma anche lavorare affinché queste cose non accadano e quindi costruire all'interno delle strutture, dei negozi, della grande distribuzione, formare del personale affinché sia una sorta di sentinella antiviolenza, cioè riesca a comprendere le persone, spesso persone e donne fragili, che sono in quel momento vittime di violenza. E le donne possono trovare nelle persone che magari conoscono, perché quotidianamente vanno a fare la spesa, a comprare il pane, un appiglio per poter chiedere aiuto. Quindi la possibilità di lavorare assieme alla grande distribuzione fa sì che l'aiuto alle donne sia ancora più forte, più profondo e, ripeto, il messaggio sia più capillare. In questo modo riusciamo a raggiungere più donne possibili e più donne possibili in maniera forse anche più naturale che andare, per esempio, in una stazione dei carabinieri, possono finalmente chiedere aiuto. Rilanciamo la campagna per la conoscenza del numero antiviolenza e antistalking nazionale 1522, un numero fondamentale per conoscere la rete antiviolenza attiva sul proprio territorio di riferimento, ma non solo, appunto, perché la violenza contro le donne si combatte soprattutto dal punto di vista culturale, quindi anche promuovere una cultura del rispetto, della parità, contrastare gli odiosi e intollerabili stereotipi di genere che ancora oggi purtroppo permangono all'interno delle nostre società diventa fondamentale. Quindi voglio davvero ringraziare tutti i soggetti della grande distribuzione che hanno aderito alla Commissione regionale Pari Opportunità per questa iniziativa, perché è importante lottare tutte e tutti insieme contro un fenomeno che purtroppo è ancora ben radicato nella nostra società. Non è un fenomeno emergenziale, ma è un fenomeno purtroppo strutturato e quindi ancora più difficile da radicare. I numeri li abbiamo presentati ieri grazie al lavoro preziosissimo portato avanti all'Osservatorio Sociale Regionale e ci dicono che su questo fenomeno occorre ancora oggi tenere alta l'attenzione, perché non è possibile che ci siano ancora oggi vite di donne interrotte, ma anche di figli e di figli che sono loro stessi vittime di violenza o che assistono appunto a episodi di violenza. E quindi l'impegno da parte di tutte e di tutti, anche degli uomini, perché il tema della violenza di genere, così come le disuguaglianze di genere, non è un problema delle donne, ma è un problema della società e quindi dobbiamo davvero affrontarlo tutte e tutti insieme.